Buongiorno, siamo oggi in un quadro speciale nella cucina qui della Veneto Globe con questo programma che va in Brasile con Armando Zanotto, che è un cuoco, chef, scrittore. E ho fatto un'intervista con il signor Armando proprio più o meno in 2005. Siamo trovati nella presentazione del suo libro, nel suo ristorante Tre Panocci a Conegliano. E di là sempre vedevo lui in televisione, in radio, sentivo in radio e mi ha voluto tanto fare questa puntata, già che abbiamo finito il Natale, siamo nelle porte del Capodanno, per sentire come erano i piatti di una volta, perché la storia il signor Armando conosce e racconterà un po' per i nostri amici speciali brasiliani. Certo, Antonio, tu sai che le tradizioni si dovrebbero rispettare. Purtroppo non è sempre che si rispettano e poi questa tendenza, caro Tony, che vediamo adesso, non te Sì. dico, questa tendenza che tutti fa cucina creativa e ora va in cerca di tutte le pi, di queste cose creative, che dopo delle volte te trova davanti a un piatto che non ti sei neanche buono a capirlo, dire ma che roba è qua, ma è una mascherata cosa? E ecco, e quindi perdiamo queste belle caratteristiche della cucina. Tant'è vero, Antonio, ti dico un aneddoto che ho osservato su questo periodo natalizio. Ho notato che se proprio cambia la moda, la gente non vuole più andare in cerca dei piatti di ieri, i piatti che hanno una tradizione, che hanno una cultura. Ecco, niente, qui c'è la smentega e se va avanti con quella nuova, se va avanti con quella nuova magari per 4-5 anni, o poi se cambia ancora. Però, caro Antonio, te dico che la cucina tradizionale sarà sempre rispettata. Se come una grande firma che un fa moda e che fa stilista, che fa moda, che fa quant'altro, eccetera, ti te la vedere, Tony, che purtroppo ti deve vedere che la moda adesso va via con la minigonna, dopo si va via con i cotoni lunghi, adesso va via con i cappelli perché è la moda che le donne andano via tutte con i cappelli, no? Però ti deve vedere che a lungo andare la moda ritorna sempre all'apice delle tradizioni. Quindi anche la moda ha le sue tradizioni, che dopo un percorso tu vedi che viene fuori la moda come una volta i pantaloni a zampa di elefante, quei maglioni che si portava forte, il manteo che ecco. È un percorso che poi torna sempre. E, no, e credimi che quel percorso non darà mai so de moda se i grandi stilisti dopo questo sistema, questo metro, questa misura così. Perché noi altri in cucina non dobbiamo rispettare le tradizioni? E ho il Veneto che rispetta tutte le cibarie, tutte le belle robe che abbiamo noi altri nel Veneto, che è una meraviglia, no? E rispettiamo e andiamo a trovarci, noi conosciamo, non stiamo a perderle. Allora, anche a te, vedi che ho seguito certe riviste importanti a Natale e sono stati intervistati i grandi chef, sono stati intervistati anche dei chef qui nella nostra marca trevisana, e non te dico, e ora, mamma mia, mi viene un mal di testa che non te dico, allora, e ora salta fuori un, ma cosa fai a Natale? Ah, mi faccio a Natale, mi faccio una suprema con de poiazzo, manco disi de capon, porca miseria, che è la tradizione del capon. Nessun dei 6-7 ristoranti che sei stati intervistati, nessun che ha fatto un menù tradizionale. Colei sarei da copparve, perché non è giusto che fai cucina in questa maniera. Quando che le tradizioni, rispettiamo e manco le festività, quel Pasqua te fa le tradizioni di Pasqua, quel Natale te fa quel Natale, quella Quaresima te rispetta, ecco, anche quando che era essa Natale a Quaresima, a rispettare. Che tradizione che era la bisata in umido, che c'era i bigui con la salsa, con i sardei, che qualcosa di gigante, il baccalà. Ma credi tu quanti che abbia, Tony, credi tu quanti che abbia rispettato? Pochissimi, Tony. Mi non so dalle tue parti Sì. si rispetta No, queste ma sì, tradizioni. noi abbiamo una curiosità perché si dice che in Natale si mangia diciamo noi mangiamo le più
ave, più capon, come si sì, dice, sì, più, sì, sì. Diciamo... Sì, ho capito, sì. E invece nel Capodanno la tradizione è dire non si mangia perché nel Natale qualsiasi ave si scampa. Vanno a trovare e mangiare così. Ah, ho capito. Invece nel Capodanno deve mangiare quello che mangiano che va davanti, tipo il maiale. Sì. Allora non si mangia nel Capodanno un capone, si mangia un maiale. Questa è una tradizione nostra. No. Invece le nostre tradizioni, caro Tony, le nostre tradizioni è il capon fatto in che è un poastro castrato. Sì. E quindi è buonissimo, anche averlo fatto lì in qua attorno che ti fai una fatica a trovare in qualche dun lo fea, ti mangia sto bel capon a speo. E dopo alla fine cottura ti fai il precotte, sa, che il tocco di carta con l'ardo dentro e che si riempita a fuoco e viene su la giossetta di fuoco. E la tiene il capon, casca la giossetta di sto lardo, sì. Da Giuseppe Lardo, che fa tutto a colori molto di meglio il capon, ma gli dà anche un gusto migliore. Dopo era la dindieta in dialetto e in italiano tacchinella, sono quelle giovani tacchinelle molto piccole, molto prosperose, perché i galoppetti che non ti dico, bellissimi, e se tenere, buone e gustose. Ma tu visto anche il dì di Nadalla fatta a tacchinella, neanche sette volte, Tony! Credemi, perché ho guardato le riviste, neanche un, ma come si fa a non rispettare queste tradizioni? E dopo, aspetta Tony che ti dico, e dopo pensa che Gesè è sto capon a canevera, Gesè è capon a speo, Gesè è il bolito, fa parte della tradizione. E lì una volta i vecchi usavano a fare sto bel bolito di tutte le qualità, con tutte le salse che era il cren che io grattava in una cior nel campo, proprio io grattava proprio il vero cren, proprio fia salsa verde con tutti i prodotti che trovava nell'orto. Dopo gli faceva, faceva mangiare tutte queste cose qui. La lingua, salmistrada, lì era festa, non doveva mancarne i toe, perché feia come antipasto, tagliata fina come prosciutto, dopo se che metteva un po' di salsetta verde, era una libidine, era come, non so, una sensazione d'amore, Tony, sì. Mi capisci? Sì, quindi, quindi queste sono le belle gioie che ti dà a Natale a creare in cucina. E qua invece sti cogli, sti chef, chi se ne frega, piatti tutto fuori da quello che sei. Anche per modo che è sempre tradizione, in questo periodo qua, che se dei occhi che è la fine del mondo, anche qui fa parte della tradizione, le anare qui, mute, sì. Non quelle che parla, sì, sì, sì. Quelle che sta zitte e che è molto, molto buone. Quindi abbiamo tante di queste tradizioni che viene desmentegate proprio. Ma tra l'anno Natale e Capodanno. Capodanno, noi troviamo differenza nelle tradizioni? Sarebbe le stesse? No, diciamo che la tradizione... O c'è un qualcosa in particolare, no, diciamo, di Capodanno? No, diciamo, diciamo che Natale e Capodanno, diciamo la tradizione è simile, uguale. Non devo esempio, mi vorrei vedere, non so quanti che ha fatti i torteini in brodo, con un buon brodo di capon, che ti volessi, dopo sì. Ti mangiare il brodo di capon, ti mangiare prima i torteini, no, scherzo, si fa pasta asciutta, si fa risotti, che è fuori dal programma della tradizione, perché anche a Natale vige un bel risotto fatto di radicchio, che è tradizione, oppure un risotto come io usai una volta, che ti copia queste bestie, questi poastri, questi capon, queste anare, e dopo gli fa un risotto con i fegadini, con i duroni, che a fine del mondo la gente non si ricorda, oppure un bel riso in brodo, una minestra di riso in brodo che fa parte sempre della tradizione, con i fegadini dentro. Mamma mia, Tony, già a Natale le caldo, il cuore le caldo, ma se ti mi scalda con la minestra ancora di più, il cuore viene fuori altro che fantasie. Noi chiamiamo, anche se abbiamo una distanza, diciamo, di 40 km,
te ha voglia di fare tutto, te ha voglia di lavorare, te ha voglia di fare la mangiare, te ha voglia di accudire un po' la tua moglie o le persone che ami. Ecco, sì, quindi è importante la salute. L'augurio che faccio a tutti quanti è che porti tanta salute. Molto bello, sono Armando Zanotto, grazie. Grazie e a te. Ci vediamo alla prossima puntata. E tanti auguri a tutti. Grazie.